Cominciamo? Gregorio, cominciamo. Prece, teniamo tutti quanti il microfono chiuso, mentre lasciamo aperto quello di chi parla. E poi ci sono domande, allora lo apriamo e le facciamo a fine intervento. Inizio allora, buonasera, benvenuti a tutti coloro che sono collegati con noi. E siamo collegati dalla Germania, con Colonia, per due oratori che parleranno, con Roma, con Milano. E con diverse città d'Italia. E io sono Francesco Carbonara di Wikipedia e appartengo alla Task Force, che è un posto di persone che guardano soprattutto come tema il negazionismo dell'Olocausto. Non è, così come alcuni dei partecipanti. Questa sera avremo una serata ricchissima. Sentiremo la dottoressa Sara Berger, storica tedesca dell'importante Fritz Bauer Institute di Francoforte, che è specializzata soprattutto sulla storia e sugli effetti dell'Olocausto come istituto. Poi la dottoressa Milena Santirini, nota accademica dell'Università Cattolica, deputata della Repubblica Italiana, e oltre ad altri innumerevoli incarichi, inelencabili davvero perché sono troppi, è soprattutto coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dipendente proprio dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentiremo poi il professor Marcello Pezzetti, che per noi wikipediani e anche soprattutto della Task Force non ha bisogno di nessunissima presentazione, se non che è uno dei più importanti storici della Shoah memorialistica. È il nostro nome tutelare. Dicevamo prima che è stato paragonato un pochino a una divinità della tradizione induista, ovvero Ganesha, che era venerato come il distruttore degli ostacoli. E lui distrugge i nostri ostacoli, nel senso che ci rivolgiamo a lui spesso e volentieri per vedere come possiamo risolvere i nostri problemi. Grazie, professor Pezzetti, dei suoi generosi consigli. Non esagero se affermo che questa task force non sarebbe neanche nata se non avevamo alle spalle persone come il professor Pezzetti. Il programma di questa sera è molto ricco e sarà introdotta da Fabio Brambilla, della nostra task force, e dopo gli interventi dei nostri tre ospiti sentiremo altri due interventi fatti da donne, ovvero Yolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia, e quindi Camelia Boba di Wikidonne, che ci inviterà al prossimo webinar. Conoscere il passato per non ripeterlo, il ruolo di Wikipedia. La parola a Fabio Brambilla. Va bene, grazie. L'importanza di conoscere il passato, è nata ben prima di Wikipedia. Qui ho messo due accenni storici che mi sembrano rimarcabili. La prima è il motto dei romani, Historia Magistra Vitae, che mi sembra che sia ben noto a tutti. Il secondo, meno noto, ma per certi aspetti più interessante per noi wikipediani, è la prima frase del lemma Histoire dell'Enciclopédie di Diderot. E dice: la storia è la narrazione dei fatti dati per veri, all'opposto delle favole, che è la narrazione dei fatti che sono dati per come farsi. Molto interessante perché più di 2 secoli fa già c'era qualcuno che distingueva tra il narrare cose vere e il narrare cose false. Oggi non parleremo più di favole, ma parliamo di fake, ma già quando si è posta l'idea di costruire un'enciclopedia come raccolta di tutto il sapere umano noto e da trasmettere ai contemporanei, a quelli che verranno dopo, si è già posta anche l'idea di distinguere le cose vere e le cose false. Distinzione che diventa sempre più importante in questo periodo e che soprattutto, guardando anche il campo della tutta la problematica dell'Olocausto, rappresenta un campo di battaglia continuo con i cosiddetti negazionisti o quantomeno quelli che tendono a, se non a negare, o a ridurre tutti i fatti che avvennero a causa del nazismo e del fascismo. Questa negazione dei fatti o dimenticanza di quello che accadde non è un fenomeno che si è sviluppato nel terzo millennio, ma purtroppo è avvenuto quasi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Queste
questa slide vediamo la copertina di un libro, Triangolo Rosso, scritto da un prete milanese arrestato perché nascondeva ebrei, aveva una stazione radio che trasmetteva informazioni agli alleati, eccetera, che fortunatamente ritornò vivo, però passò per San Vittore, per il campo di Fossoli, Bolzano, venne spedito a Mauthausen, a Gusen, ad Dachau, e ha raccontato tutte le sue avventure, chiamavole avventure per usare termini più drammatici. Fabio, scusami tanto, c'è qualcuno che non sente, non Actor Musicus, c'è anche Stefania Mancuso, non so se il problema è risolvibile da parte di Gregorio. No, penso che sia un problema loro, dovrebbero magari rientrare, perché penso che sia un problema loro. Noi, gli altri sentono tutti, no? Giusto? Sì, sì, sente bene. Soprattutto si sente chiaro? Vero? Chiarissimo, chiarissimo. Questo libro è uscito all'inizio degli anni 50 del secolo scorso e dalla terza edizione l'autore ritenne di aggiungere un appendice. Questo appendice ne dice: la facile dimenticanza, o peggio, la disinvolta incredulità di molti, ci ha costretto ad aggiungere al libro questa documentazione fotografica che tuttavia riteniamo sia troppo ridotta e insufficiente. Io non ho messo le copie delle foto che lui ha inserito copie del campo di Fossoli, copie dei campi tedeschi, fotografie dei campi tedeschi, e la prima foto che lui mette, l'unica che io ho messo, è questa, che è significativa per la conservazione della memoria. Questa è una foto che è stata fatta da Cao, che ritrae cittadini tedeschi del luogo di Dachau che vennero obbligati a visitare il forno crematorio dopo la liberazione e la fine della guerra. Quindi questa cosa che venne fatta penso quasi ovunque mentre arrivavano le truppe americane in Germania, già da solo avrebbe dovuto favorire la propagazione di testimonianze dirette di quello che è avvenuto, mentre viceversa tutto questo sembra, soprattutto nel campo delle testimonianze dirette di persone che parteciparono passivamente, nel senso non parteciparono, però alla fine furono coinvolti, loro malgrado, almeno ad essere realmente coscienti di quello che accadde, sembra che sia scomparsa. Andando nello specifico di Wikipedia, ho analizzato una voce che è legata al titolo della webinar di oggi, come viene riportato l'operazione Reinhard nelle diverse versioni di Wikipedia. Wikipedia, per chi segue e non è wikipediano, quindi forse non è chiaro, è un'enciclopedia non solo libera, nel senso che tutti vi possono scrivere, ma ha la caratteristica di non essere uguale, è fatta in tantissime versioni linguistiche, sono più di 300 più o meno. Ogni voce di questa versione linguistica viene scritta liberamente o ritraducendola da un'altra, ritraducendo, riprendendone parte da altre versioni linguistiche, solitamente la Wikipedia inglese e la Wikimadre, oppure ricreandole da zero nella loro lingua. Qui ho portato l'inizio delle voci della voce dell'operazione Reinhard in diverse Wikipedia. Abbiamo quella inglese, questa è quella giapponese, questa è la versione ebraica e questa è quella italiana. Vedete che quella italiana ci sono delle avvertenze all'inizio della voce che dicono che questa voce è un abbozzo, ovvero è stata scritta. C'è scritto poco, c'è molto altro da scrivere, e poi alcuni argomenti avrebbero bisogno anche di essere rivisti, insomma, non è giudicata all'altezza dell'importanza dell'argomento. Un'analisi fatta di questa voce, delle diverse voci messa questione di Wikipedia, è indicativo anche dello stato di conoscenza, anche di come, se vogliamo, il mondo si
approccia a queste tematiche. Ho detto, è presente 35 professioni linguistiche, e qui sono elencate, e in questo grafico a barre mostra la frequenza giornaliera con cui la voce è visitata. In testa abbiamo la versione inglese, che ha circa 300 visite al giorno, segue quella tedesca, quella polacca, quella spagnola, quella francese, russa, olandese. Qui si inserisce questo gruppo di linguistico, chiamiamolo ceppo europeo, la wiki giapponese. La wiki giapponese è un anticipo fra tutte le Wikipedia scritte in lingue che già pure non diciamo europee occidentali, è quella che come numero di attenzione e anche abbastanza di dimensioni più si avvicina a questa comunità linguistica. In particolare piuttosto interessante il Giappone, che ci sembra sempre così lontano da noi su questa tematica, almeno i lettori giapponesi sono decisamente simili a gran parte dei lettori europei. Si scende come numero di frequenza fino ad arrivare alle versioni linguistiche che esistono ma che hanno una visita giornaliera inferiore ad uno, in lingua rumena, araba, vietnamita, thailandese. C'è anche una versione in catalano, la lingua turca, serbo-croata, l'ucraina, il farsi, la slovena, l'esperanto, bosniaca, armena, zera, bretone. Esistono ma hanno poche visite. Qualcuno dirà forse ci sono più o meno, dipende da quante persone parlano questa lingua. Per rispondere a questo problema, a questa domanda, c'è questo secondo diagramma. In verticale abbiamo il numero totale di visite che ha ricevuto la voce dalla sua creazione. In orizzontale abbiamo l'indicazione su quante persone si ritiene, prendendo Wikipedia come fonte, parlano questa lingua. Ora vediamo, la lingua più parlata al mondo è l'inglese. Se ci muoviamo lungo questa ascissa, qui abbiamo l'italiano, abbiamo più o meno le altre lingue europee, vediamo che qui c'è più o meno delineato in un certo modo un'ellisse in cui il numero di persone che visitano la voce è più o meno corrispondente, proporzionale al numero della totalità di persone che parlano questa lingua. Al di fuori di questo trend ci sono le persone linguistiche che si muovono in questa direzione, vanno in questa direzione, e vediamo che a questo punto la voce sull'operazione Reda più vista in assoluto sarebbe la versione ebraica, questo pallino della versione ebraica, mentre abbiamo delle versioni linguistiche con una vasta popolazione che la parla, che queste lingue quasi non la guardano. Questa appunto è la cinese, qui abbiamo l'araba, per esempio, una grossa base linguistica, ma la voce è relativamente abbandonata. Tra le altre cose, postalmente, l'unica versione di una lingua europea che si interessa poco a questa voce è l'ucraina. L'ucraina è allineata più o meno come interesse alla versione araba e alla versione cinese. Un'altra piccola osservazione: tra le versioni linguistiche, chiamiamole di ceppo europeo, di cui manca la voce, manca la voce in l'albanese, e la cito perché gli albanesi sono pochi ma sembrano abbastanza attivi a scrivere la loro voce, quantomeno contribuiscono moltissimo anche nella Wikipedia italiana a scrivere voci che hanno connessione con il loro paese. Manca la versione bulgara e tutto sommato in un certo modo mancano parte di quelle di quei ceppi linguistici dell'Europa sud-orientale che più o meno si spostano verso l'Asia. Vediamo come viceversa è stata sviluppata e viene anche fruita dai suoi lettori tra versioni linguistiche di Wikipedia. La versione inglese, scritta in inglese, è la versione che ho detto più estesa, creando una sorta di mappa mentale. Partendo da questa, dalla voce, si vede che da questa voce ci sono link in uscita. Le voci di Wikipedia sono ipertesti, schiacciando sulle parole più significative di ogni voce si passa ad altre
ad altri soggetti legati a questa voce, ci sono 46 link in uscita, ovvero da Arts & Reinhardt si passa ad altri 46 soggetti, in gran parte legati sempre alla tematica dell'olocausto, al nazismo, e questa voce è puntata viceversa all'ingresso da 700 link. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono circa 700 voci nella Wikipedia inglese che citano Arts & Reinhardt e permettono di entrare direttamente. Come è nata, come è stata costruita questa voce? Questa voce è nata nel 2003, quindi quando Wikipedia era appena sviluppata. Wikipedia è nata nel 2001. Ha avuto i momenti di edit, di scrittura della voce più, diciamo, più accesi tra il 2009 e il 2014. Dal 2014 al 2015 sembrerebbe, almeno come dimensione, che abbia una situazione stabile. Questi due diagrammi mostrano il numero di edit fatti dai primi 10 editori. Mi spiego. Ogni volta che uno interviene a scrivere in una voce viene indicato come un edit, un intervento. E si vede che nella costruzione di questa voce c'è una persona che è presente come un nickname, che ha contribuito quasi per poco meno del 50% rispetto a tutti gli altri contributori di questa voce. Cioè è una voce che ha avuto una forte base scritta da qualcuno. Questo qualcuno anche come numero di contenuti, non solo come numero di edit, ma come numero di contenuti, praticamente come quantità di byte immessi e scritti nella voce, è quella che ha fornito più di tutti. La voce è vista circa 390 volte al giorno, con un andamento un po' ondulatorio. Ci sono dei picchi molto alti nelle voci di Wikipedia, spesso sono legati a eventi mediatici, può essere giornate caratteristiche, un film che passa in televisione, un caso particolare del quale ne discutono i telegiornali e i giornali, e vediamo che comunque anche nel giro degli anni, per ogni anno c'è un andamento piuttosto regolare, sinusoide di interesse verso la voce, che solitamente quando lo si osserva è tipico di voci che sono legate anche ai programmi scolastici. Se noi guardiamo anche i nostri programmi scolastici, le voci che sono legate a qualcosa di scolastico che si studia nella Wiki, nella scuola italiana, si vede che determinati argomenti corrispondono a picchi quando più o meno quell'argomento entra a essere insegnato nelle classi. Comunque è una voce che è abbastanza seguita, abbastanza vivace come movimento nel tempo. Adesso andiamo alla Wiki tedesca. La Wiki tedesca è leggermente ridotta in dimensioni, ha solo 16 link in uscita e 190 link d'ingresso, cioè ci sono 190 voci che ci puntano, quindi è diciamo minore come struttura rispetto al Wiki inglese, comunque è sicuramente robusta. Quello che ha caratterizzato da 166 visite giornaliere, che si vede guardando la base, c'è leggermente un incremento di interesse nel tempo. E ha un trend lineare, appunto, di questo incremento, comunque ha abbastanza tanti picchi di interesse verso la voce. La voce è stata creata un anno dopo, nel 2004, ed è immediatamente partita già con grosse dimensioni, più o meno è abbastanza stabile. Bisogna della voce. Alla sua creazione e costruzione hanno partecipato diversi autori, non, per quanto ci sia un autore, un wikipediano predominante, ma molto meno rispetto agli altri, almeno come numero di interventi, come numero di contenuti lo è abbastanza. Andiamo a quella italiana. Quella italiana, ne ho detto piccolina, ha 13 voci, 13 link in uscita, però ha 435 link che puntano dentro, quindi in ogni caso è una voce che è richiamata molto spesso nel contesto di altre voci in Wikipedia.
La sua storia più complessa è stata creata anch'essa nel 2004, però per 4 anni è rimasta una vocina veramente piccola, è cresciuta nel 2009 rimanendo più o meno costante come dimensioni. Come numero di edit, anche qui non abbiamo un autore principale, anzi, è leggermente ridotto. C'è, e chi ha contribuito di più come numero di byte è una persona addirittura anonima. Qui vediamo dei numeri, i numeri sono l'internet protocol address della persona, ovvero una persona che ha contribuito a scrivere questa voce senza preoccuparsi o senza volere registrarsi neanche con un nickname, con un soprannome. Un'enciclopedia. Quello che è più drammatico, secondo me, almeno a mio avviso, è il numero di visite giornaliere. Non solo il numero è basso, ma se noi vediamo abbiamo veramente valori bassi, 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 e una volta all'anno c'è un interesse verso la voce. Guardandola più in dettaglio, abbiamo una visita, una media numerica di visite di 24 visite al giorno, e i picchi che noi vediamo, se uno va a cercare quando accadono nella ricorrenza del giorno della memoria, ovvero nel giorno della memoria i lettori italiani si ricordano, sono stimolati a leggere questa voce, dopodiché l'interesse verso questa voce decade, cioè praticamente una sorta di rumore di fondo, 24 visite giornaliere, basta. Questo può fa pensare che l'aver deciso di ricordare il giorno della memoria in maniera ufficiale, stimolando l'interesse verso gli argomenti, serva, quantomeno la gente legge e si informa, però così com'è lascia poco il segno, questo almeno la mia opinione. Guardando anche la voce, la nostra voce, abbiamo l'impressione che ci sia da completare e da migliorare. Ci siamo posti delle domande a cui riteniamo che la voce dovrebbe fornire una risposta. Il contenuto della voce dovrebbe essere in grado anche di rispondere a queste domande che non sono attualmente presenti. Citiamo anche questa nota, noi ogni tanto le voci che ci sembrano migliori le applichiamo come un bollino di qualità. Questo bollino di qualità era stato applicato a una voce su un argomento simile storicamente leggermente precedente all'Action T4 tedesca, è stata rimossa dalla vetrina perché si ritiene che la voce sia carente in alcune parti del contenuto e debba essere rivista. Il mio intervento finale è questo: noi chiediamo aiuto a chi ne sa più, ai competenti, e per fare questo aiuto mi appoggio anche al contenuto che ci ha rilasciato il professor Virgilio Ilari, che per qualche anno è stato anche professore di storia militare all'Università Cattolica, che lui si augura che i competenti dell'Europa Latina, fanno la distinzione fra Europa Latina e diciamo e mondo anglosassone, si convertono a uno stile più aperto nella forma e possono anche, appunto, e contribuiscono anche direttamente al miglioramento e alla crescita di Wikipedia. E in questo specifico caso vi direi alle voci legate all'Olocausto. Ho finito l'argomento, spero di non essere sforato nel tempo. Se ci sono domande. Ok, grazie Fabio per il tuo intervento, interessantissimo, molto sofisticato per quanto riguarda i grafici che hai costruito esclusivamente tu, quindi questo ti va dato merito. E hai fatto un'analisi proprio della voce Operazione Reinhard. Ma cos'è questa Operazione Reinhard? Allora, la conosciamo un pochino tutti, ma chi la conosce veramente molto bene, tanto che la critica, abbiamo letto alcune critiche sul libro della dottoressa Berger, positivissime, addirittura uno storico di Berlino ha detto che sarà il mainstream per i prossimi anni, per molti anni ancora, quindi
sentiamo assolutamente subito, grazie alla dottoressa Sara Berger per essere intervenuta, perché svolgerà il tema Uno sguardo ai persecutori dei campi della morte. Ascoltiamo con interesse. Allora, mi sentite e vedete la presentazione in questo momento? Sì, tutto sì. Bene. Ok, allora, la mia ricerca si inserisce nella ricerca sui persecutori che è molto attivo in Germania dagli anni 90, la cosiddetta Täterforschung, che ricerca di indagare i persecutori dei crimini nazisti, il loro curriculum, i modi in cui organizzano la persecuzione, i loro comportamenti e le loro motivazioni. Perché pensiamo che questo serve per capire meglio anche le cause dello sterminio, di come era possibile che sia arrivato a tante vittime. Quindi il mio libro Experten der Vernichtung, quindi gli esperti dello sterminio, si inserisce proprio in questo ramo della ricerca, che focalizza sui 121 uomini dei tre campi dell'Aktion Reinhardt, i tedeschi che li hanno gestiti e organizzati, e offre anche una storia dei tre campi seguendo le loro azioni. I tre campi Belzec, Sobibor e Treblinka, io eviterei di scriverli con le lettere polacche, perché credo che sia più il posto, il luogo in cui sono ambientati e non il campo stesso, perché i tedeschi dubito che l'avrebbero chiamato Belzec o Sobibor, ma come nel caso di Auschwitz non l'hanno chiamato Schwienchen ma Auschwitz. Quindi io scriverei sempre Belzec e Sobibor e Treblinka quando si tratta dei campi di sterminio. Sono situati tutti nella Polonia occupata, nel cosiddetto Governatorato Generale, e si tratta di campi di sterminio puri, senza altro scopo, non come Auschwitz, che era comunque un campo misto con varie categorie di prigionieri, di varie funzioni. Questi servono solo esclusivamente per l'uccisione di ebrei e in numero molto ridotto rispetto agli ebrei anche i Sinti e Rom. Sono attivi per un arco di tempo molto ridotto fra il marzo del 42 e l'ottobre del 43. Sulle vittime c'è cioè sulla Wikipedia il telegramma di Hermann Höfle che rapporta alla fine del 42 che dà le cifre del Einsatz Reinhardt in cui per i mesi passati, quindi dal marzo al dicembre, dà il numero di 1.274.166. Per Treblinka le cifre sono sbagliate perché manca un 5, sono 700, più di 700.000 e non 71.000 che vedete. Qui vedete che la cifra di circa 1,4 milioni di ebrei che raggiungono i tre campi li hanno già raggiunti praticamente alla fine del 42, dovuto al fatto che Heinrich Himmler, dopo l'istituzione dei tre campi, aveva ordinato nel luglio del 42 che tutta la popolazione ebraica del Governatorato Generale doveva essere ucciso entro la fine dell'anno, tranne alcuni lavoratori essenziali che dovevano essere rinchiusi in campi di lavoro. Ho fatto una statistica delle vittime mensili dei campi, quindi vedete da marzo è attivo solo Belzec, da maggio è in rosso Sobibor e poi dal luglio del 42 c'è Treblinka. Vedete che
la maggior parte delle vittime muore nei pochi, soprattutto a Treblinka, nei pochi mesi fra luglio, metà luglio e ottobre, metà novembre del 42, con picchi di più di 200.000 persone al giorno. In paragone, anche in paragone ad Auschwitz, è il campo di sterminio più letale di tutti. Allora, i campi sono gestiti dal capo dell'SS e della polizia del distretto di Lublino, o di Lo Globocnik, che ritroveremo poi a Trieste nel 43, insieme alla Cancelleria del Führer, la Kanzlei des Führers, che fornisce il personale dei campi. E lì l'aveva chiesto Noce, è proprio il personale che aveva ucciso i pazienti delle case di cura durante la cosiddetta T4. E sono questi i veri esperti dello sterminio. Perché in questo momento, alla fine del 41, quando quando incomincia la costruzione del primo di questi campi, l'uccisione dei pazienti di cura è il primo sterminio di massa che era stato fatto in quel momento. In quel momento la conoscenza di uccidere in massa così non c'era nei campi o dall'SS, era dalle persone che avevano ucciso durante la cosiddetta azione T4. Tutti e tre i campi si chiamano SS Sonderkommando, ma la dicitura SS è un po' fuorviante, perché qui li vedete anche in uniforme, sono quindi chiamati così e sono vestiti in uniforme dell'SS, ma la maggior parte di loro non è membro dell'SS e rimangono anche nel momento in cui sono nei tre campi e anche quando sono in Italia, rimangono collaboratori della Cancelleria del Führer, un ente civile, non militare, e quindi seguono regole completamente diverse dall'SS. Questo è un po' complicato dal fatto che fra queste persone ci sono anche SS, che poi giocano anche un ruolo importante, come sono 9 persone che avevano lavorato a Buchenwald e Sachsenhausen prima, poi avevano fatto le eutanasie e poi sono nei campi. Però l'intero sistema di questi uomini è legato all'eutanasia e non all'SS. Quindi gli uomini avevano lavorato prima nei sei centri della T4, a Grafenegge dopo la chiusura ad Hadamar, a Brandenburg an der Havel dopo la chiusura di questo istituto a Bernburg, a Sonnenstein e in Austria a Hartheim vicino a Linz. In questi sei istituti sono stati uccisi più di 70.000 vittime fra i malati e i pazienti delle case di cura, da un totale di 500 persone, fra uomini e anche donne. Gli istituti sono diretti da un capo civile, un poliziotto della polizia criminale, che gestisce la parte anagrafica, e insieme da un medico responsabile per le questioni mediche. Negli istituti ci sono infermieri e autisti che prelevano le vittime negli istituti di cura con camion, li aiutano a svestirsi prima della loro morte e i medici li controllano ancora. Le uccisioni lì nei istituti avvengono con il gas di monossido di carbonio da bombole. E i corpi vengono poi
bruciati dai cosiddetti bruciatori. E qui ritroviamo le SS di cui ho parlato prima. Dopo la morte vengono stilati attestati finti da uomini che lavorano nell'amministrazione o anche donne, e poi c'è altro personale come artigiani, guardie, eccetera. Questo quindi è il bacino, da cui poi vengono reclutati gli uomini, quindi siamo è un gruppo organizzato civilmente, non militarmente, come le SS nei campi di concentramento in questo momento. In agosto del 41 c'è la sospensione della T4, dopo proteste anche della popolazione. L'eutanasia continuerà anche dopo questo, ma in altri posti e in altre, con altri mezzi. Quindi gli uomini della T4 non servono più per uccidere i pazienti, ma trovano un nuovo impiego in Polonia. E qui li ho quindi seguiti dalle 500 persone che costituivano, come l'avevo detto, l'apparato dell'eutanasia. In Polonia si spostano, man mano, non tutti insieme, un poco più di meno di 120 persone. Da fuori vengono 3-4 persone che vengono da altri posti come Travniki e la SS Standortverwaltung. Ma quindi la maggior parte degli uomini era della T4 e non, all'inizio nelle ricerche non era tanto chiaro questo, sembrava che c'erano molti ma non si capiva l'entità del fenomeno, mentre sono proprio loro a gestirlo, con qualche eccezione di persone che provengono da fuori. Poi 78 persone, quindi il grosso delle persone, da cui alcuni sono usciti, alcuni sono morti nel frattempo, anche durante la rivolta, per esempio, di Sobibor, cioè almeno 78 persone poi si spostano a Trieste nel litorale adriatico, gestiscono la risiera di San Sabba, arrestano gli ebrei, sequestrano i loro beni, e combattono i partigiani. Questo Christian Wirth, che dirige prima la T4 e dopo è il primo comandante a Belzec, dall'estate del 42 gestisce i tre campi dell'Aktion Reinhard. Un'altra persona di guida è Irmfried Eber, l'unico medico che è venuto, prima direttore medico di Brandenburg e Bernburg, poi il primo comandante di Treblinka. E qui abbiamo Franz Stangl, comandante prima di Sobibor, poi di Treblinka. Con il suo vice, uno di questi uomini che provenivano dalle SS. Se vediamo di questi 120 persone che erano nei tre campi, quanti erano stati assegnati nei campi al mese, c'è da spaventarsi se è legato anche al numero mensile delle vittime, perché avete visto luglio, agosto, settembre, ottobre, avevamo i picchi dei morti, qui li ho rimessi. E sul posto ci sono in luglio non più di 16 persone, in agosto 22 tedeschi. Quindi un numero di personale incredibilmente basso se confrontato con le cifre dei morti. Chiaro che nei campi c'è anche altro personale, questi sono i Travniki, quindi i collaboratori stranieri, sono uomini reclutati nei campi di guerra
campi per prigionieri di guerra sovietici, sono spesso ucraini, Volksdeutsche, tedeschi di origine. E in ogni campo c'erano circa 100-120 persone. E ovviamente nei campi ci lavoravano, erano stati costretti a lavorarci anche degli ebrei chiamati Arbeitsjuden, ebrei che lavorano, ebrei lavorativi, non venivano chiamati Sonderkommando come nel caso di Auschwitz. A Treblinka la loro cifra arriva a più di 1000 persone. Nel mio libro ho dato uno sguardo alla biografia del personale, sono tutti abbastanza giovani, fra 30 e 40 anni, fanno quindi parte della cosiddetta generazione della gioventù di guerra che si è trovato colpevole in molti studi sui persecutori. Provengono da tutte le parti della Germania, spesso nei luoghi, nelle vicinanze degli istituti dell'eutanasia, quindi molti in Sassonia, molti dalle zone vicine alla frontiera, alcuni sono nati negli Sudeti, alcuni nati anche in Austria, fra cui i comandanti Stangl e Eberl. Gli uomini sono quasi tutti iscritti, almeno, cioè sono iscritti almeno al partito, ma solo, come avevo detto, meno di un terzo del personale di Treblinka fa parte dell'SS, alcuni invece della SA o di altre formazioni. Però sono, se confrontato con il resto della popolazione, mediamente ideologizzati di più rispetto al resto. Provengono dagli strati sociali più bassi, abbiamo molti infermieri degli istituti di cura, lavoratori, impiegati e artigiani. Molti di loro hanno vissuto tempi di disoccupazione. Importante sono, oltre a le SS di cui avevo parlato, erano importanti anche i poliziotti, soprattutto della polizia criminale, che che dirigevano i campi come comandanti, quindi Franz Stangl, Hering, anche lo stesso Wirth. La maggior parte di loro era sposato, alcuni avevano la moglie trovato fra gli impiegati della T4. Si sa che almeno la metà di loro aveva bambini a casa. In genere ci sono più protestanti che cattolici fra di loro, ma questo è dovuto anche alle zone d'origine. Più interessante della confessione è il numero delle persone che esce dalla Chiesa e che si dichiara fedele in Dio, gottgläubig, che era una nuova confessione ufficiale dalla fine del 1936. E ci sono almeno 35 di questi 120 uomini che esce dalla Chiesa e si dimostra quindi più vicino al regime in questa maniera. Dopo la guerra, nelle istruttorie e durante i processi, i nazisti parlano delle uccisioni di massa senza problemi, descrivono il meccanismo del trattamento dei trasporti, come lo chiamano, della Transportabfertigung, descrivono anche le camere a gas e le bruciature dei cadaveri. Questo è dovuto anche al fatto che l'imputazione dei processi basato sul diritto civile non era lo sterminio di massa, ma la partecipazione concreta
degli accusati a uccisioni individuali al di fuori dello sterminio. Quindi parlare dello sterminio non era un problema, anzi sembrava strano se non ne parlavano. Lo vedete anche nel film di Shoah di Lanzmann, dove vengono interrogati Oberhauser e Suchomel. Suchomel parla con Lanzmann senza sapere di essere registrato, ma dice chiaramente, parla chiaramente della macchina di sterminio. Quindi nel caso dei campi di sterminio, tutti gli uomini, nessuno nega il fatto che servivano allo sterminio. Quindi lui parla qui delle capacità, quale capacità avevano, si potevano far fuori 3.000 persone in 2 ore. E con questo ci sta abbastanza, cioè abbastanza vicino a quello che doveva essere stato, perché lì a Treblinka potevano essere uccisi attorno a, cioè oltre 10.000 persone al giorno. E lui stesso lo chiama una catena di morte. Infatti dopo queste 2 ore si facevano altre durante il giorno, quindi non viene negato da nessuno di loro. Faccio un breve sguardo sulle loro motivazioni. Il reclutamento di loro per i campi di sterminio non creava grandi problemi. Non tutti sapevano quale attività dovevano svolgere quando venivano trasferiti in Polonia. Questo poteva dare difficoltà di rifiutarlo dopo sul posto. Comunque ci sono persone che si fanno trasferire e che escono, e quindi di conseguenza quelli che rimangono e uccidono lo decidono. Quindi rimangono lì per qualche motivo. C'è prima di tutto da parlare della continuità omicida dalla T4 all'omicidio di massa nei campi dello sterminio. Gli uomini già conoscevano il loro lavoro, hanno esperienze con la morte, hanno già uccisi anche ebrei fra le vittime della T4 e, anche questo è importante, lavoravano bene insieme. C'è Erich Bauer, che era autista durante la T4, che diceva che gli uomini erano già abituati dall'eutanasia, era stato lo stesso, solo in misura più piccola. Si potrebbe dire che uccidere era già la loro professione. Uno fra le motivazioni più grandi ovviamente c'è il fattore degli ordini. Lo spiega Ernst Zirke, guardia a Belzec, che dice: visto che la cosa, quindi l'eutanasia, era stata convalidata dalle sfere alte, ero dell'opinione che non ne avevo nessuna colpa, pensavo che ci fosse una legge per fare ciò. Quindi l'idea, l'incarico di uccidere che proviene da un'istituzione ritenuta legittima, come era la cancelleria del Führer, fa sì che si mettono in moto. Chiaro che senza questo ordine nessuno avrebbe ucciso tante persone. Non so. Chiaro però anche che non si può parlare che c'è un Befehlsnotstand, un obbligo di obbedienza agli ordini, però l'ordine è comunque importante. La disobbedienza poi è resa difficile anche per la persona di Christian Wirth. Un secondo motivo è chiaramente anche l'antisemitismo, perché l'ordine da solo non sarebbe bastato. Quindi senza l'ideologia antisemita dietro, crea quindi una pseudo-realità in cui uccidere diventa
praticamente etico, nel senso di un morale particolare nazista. Poi ci sono altri aspetti da tenere conto, la divisione del lavoro come un meccanismo sociale-psicologico che fa sì che ognuno fa solo un piccolo pezzo in tutta la macchina dello sterminio. C'è Heinrich Babel che alla fine dice: vabbè, ma alla fine non ho mica ucciso nessuno. Perché in questo caso è solo il momento in cui il gas viene immesso nella camera a gas che sembra il vero omicidio, il vero e proprio. Poi c'è l'opportunismo, ovviamente ci sono pochi pericoli per la vita, ci sono incentivi, spazi di azione per furti di beni e di valori, è appunto tale che Kurt Franz nel suo album fotografico su Treblinka lo chiama il periodo passato a Treblinka bei tempi, cancellando qui la parola schöne Zeiten. Una delle ultime cose da dire è ovviamente anche la pressione di gruppo, che è un fattore molto importante, soprattutto legato al cameratismo, che era molto importante soprattutto nell'età di a loro, e soprattutto se legato ai rituali anche di mascolinità. Qui vedete le escavatrici dei cadaveri e gli uomini che ne fanno che ne fanno giochi. Ecco, questo mio piccolo sguardo sugli uomini che hanno eseguito e organizzato i campi dell'Azione Reinhardt. Grazie, dottoressa Berger. Non è impossibile. Qui ci vogliono gli applausi. Non, e purtroppo, se applaudiamo per conto nostro, non si sentono. Grazie. Io spero solamente una cosa, un invito, dottoressa Berger. Sarebbe molto utile forse tradurlo in italiano, perché ci sono una marea di informazioni che noi come task force andiamo a ricercare. Noi stiamo ricercando praticamente le asserzioni dei nazisti che parlano pro camera gas, pro sterminio, e ne abbiamo trovate diverse. Lei infatti, parlando con Marcello, ci aveva detto che questo libro era non solo che fatto in tedesco, e noi ce lo faremo tradurre da un signore che sta qui, che ci sta guardando, speriamo che invece venga tradotto in italiano e saremo veramente tutti quanti felici. È un libro che merita veramente. Grazie a dottoressa Berger per questo intervento eccezionale. Bene, lasciamo ora la parola a un nostro carissimo siamo sempre felici di ascoltarlo con interesse, e Marcello Pezzetti, che per quanto riguarda il campo di Auschwitz, non so se ci sono storici che l'hanno visitato quanto lui, soprattutto immaginate che a Settimi Assistino ha fatto 3 interviste ad Auschwitz, quindi è un tutto dire solamente a una persona solamente. Marcello Pezzetti ha preparato per noi questo tema: lo sterminio ad Auschwitz visto dai persecutori e dalle vittime. Ascoltiamolo con interesse. Allora, qui si prosegue quello che è stato detto fino adesso, cioè quali sono le ammissioni della realtà dello sterminio. In questo caso io vorrei far vedere a mettere a confronto quello che dicono le vittime e quello che dicono i persecutori con dei documenti in mezzo. Allora, la realtà dello sterminio
dello sterminio di massa è dato, uno, ad Auschwitz, dalla selezione, perché ad Auschwitz, a differenza che appunto, come abbiamo visto, a Treblinka, a Sobibor e a Belzec, non tutti gli ebrei che arrivano vengono immediatamente uccisi, ma c'è una selezione. La selezione c'era anche nell'Azione Reinhardt, solo che veniva fatta nei ghetti, cioè dai ghetti venivano prelevati quelli che dovevano essere uccisi, mentre ad Auschwitz arrivava tutto il trasporto di tutti i blocchi, diciamo, degli ebrei zona per zona dell'Europa, e invece la scelta veniva fatta all'ingresso, quindi la selezione era all'arrivo. La cosa fondamentale che bisogna, comunque, quando si parla di Shoah, bisogna calcolare il fatto che per i nazisti le nazioni sono dotate di una struttura organica, di un corpo sano che viene attaccato dalla cosiddetta malattia ebraica. E quindi un corpo sano si difende attraverso il rigetto. Se la nazione non è abbastanza sana da rigettare gli ebrei, muore, dicono i nazisti, come è successo a Roma. Ecco, questo è l'antisemitismo chimerico di cui parla Saul Friedlander, o antisemitismo biologico, che concepisce gli ebrei come non era mai avvenuto nella storia, cioè come una malattia geneticamente trasmessa che attacca il corpo sano di una società, le sue difese immunitarie. Questo lo si legge tranquillamente nei diari di Goebbels, cioè noi siamo abituati a non leggere le dichiarazioni naziste e andare a cercare ma dove saranno le prove. Se uno legge il diario di Goebbels il 27 marzo del 1942, lui dice chiaro e tondo che dice che una lotta di vita e di morte tra la razza ariana e il bacillo ebraico, e dice tranquillamente che già, notate, marzo del 42 arrivano i primi, viene attivato la prima camera a gas di Birkenau, e nello stesso mese, negli stessi giorni, viene attivato Belzec, il primo dei tre campi della Sonnenland. Lui dice già gli ebrei quando arrivano là, il 60% di quelli vanno subito alla liquidazione. Lo dice chiaro e tondo, che poi non è il 60, è molto di più. Comunque, la selezione iniziale che avviene ad Auschwitz-Birkenau ha a che fare con i medici, con il mondo della medicina. Un medico dell'SS scrive: l'attività medica ad Auschwitz consisteva esclusivamente nella selezione di persone per la camera a gas. Questa è l'attività medica. Allora, ma ciò significa quindi che il contributo dei medici alla soluzione finale ad Auschwitz è stato fondamentale. Ad Auschwitz lo sterminio degli ebrei deportati dai paesi occupati dall'Europa dell'Ovest, del Centro e del Sud è gestito in gran parte dai medici. Quindi è necessario innanzitutto andare a cercare le testimonianze, i rapporti, le inchieste, in particolare quelle giudiziarie, insomma tutto il materiale relativo a questo settore della società, nell'ideazione e nella realizzazione dello sterminio degli ebrei d'Europa, ovviamente oltre ai documenti originali. Allora, ad Auschwitz erano due i luoghi dove avvenivano le selezioni. Qui si vede da questa mappa, il primo è la Judenrampe, esterna al campo, vedete, dove c'è lo scarico e la selezione degli ebrei, e l'altra è la Bahnrampe, cioè all'interno del campo. La selezione qui sarebbe venuta solo dal mese di maggio del 1944. Comunque, la cosa che volevo dirvi, mi sembra di parlare tra amici da un certo punto di vista, è che io ho intervistato uno dei medici che hanno compiuto le selezioni esattamente
nel luogo dove questo è avvenuto. Era 1995, nel cinquantennale della liberazione, e ero con una troupe televisiva di Canale 5, con Marina Ricci, che era la vaticanista di Canale 5, e sulla rampa, il giorno prima del giorno della celebrazione, c'è una persona da sola là che si guarda in giro, e quello era il dottor Münch, era assistente di Mengele, e ha detto chiaro e tondo: la selezione aveva la sua dimensione umana. Date le condizioni del campo, selezionare le persone è stato un processo assolutamente umano. Questo non è stato percepito come disumano da noi. Lasciarli morire nel campo era sicuramente disumano. Cioè, questa è stata la sua definizione della selezione. Qualche cosa facesse là, l'unico medico, oltretutto, che era stato assolto al processo di Cracovia, era perché era stato chiamato da una delle gemelle che avevano subito sperimentazione da Mengele, Eva Kor, che era anche lei, e gli aveva pagato il viaggio, l'aveva fatto venire lì, cercando di capire se lui potesse spiegare che sperimentazione lei avesse subito, lei e la sua gemella, perché queste stavano ancora soffrendo in un modo indicibile. Ovviamente non ha saputo dare nessuna spiegazione. Allora, quando bisogna andare quindi a prendere tutte le testimonianze, intanto, dei nazisti stessi, sono fondamentali. Questa è la miglior, come dire, è il miglior modo per rispondere anche a un certo tipo di negazione. Cioè, andiamo a prendere quelli che l'hanno realizzato, che come per l'Action Reinhardt non hanno assolutamente negato loro quello che hanno fatto. Quando entrava un trasporto, ricevevamo l'ordine dall'autista di servizio: alle fare raus, tutti gli autisti fuori. Le persone erano già state scaricate, poi salivano sul camion. Le conducevo al bunker 1, bunker 2, e poi ritornavo a prendere i vestiti. Allora, la selezione era questa. Vedete, queste sono. Questo è uno dei primi documenti fondamentali. Questo è un documento tratto dall'album di Auschwitz, che è un dossier fotografico che il comandante del campo aveva commissionato ai due fotografi delle SS nel campo. E questi hanno fatto tutta una documentazione enorme sulla selezione. Qua si vede, questo è fondamentale, perché visualizza il processo di selezione. La selezione vuol dire poi lo sterminio. Allora, vedete, prima c'è una divisione tra donne e uomini. In questo caso, a destra è la fila delle donne che hanno quasi finito di selezionare, a sinistra ci sono gli uomini, e a specchio dall'altra parte anche là ci sono uomini e donne. Due cose interessanti, anzi tre. La prima, vedete questa fila di persone che stanno andando verso il fondo del campo, questo è il crematorium, queste sono le donne con i bambini che sono già state selezionate, in questo caso circa l'80% per la morte, stanno andando al crematorio senza rendersi conto di quel che succede. Uno. Due, queste persone che sono sedute, sdraiate e così via, appoggiate al vagone, sono le persone non in grado di camminare, vecchi, storpi, di tutto, e quindi verranno prese e non verranno messe in camera a gas con gli altri. E qui tutto il materiale che rimane, e come ha detto l'autista, che viene preso poi al ritorno dagli stessi camion. Allora, il percorso è questo, vedete, dalla Judenrampe, come ha detto in questo caso Wildemuth,
si va direttamente alle prime due impianti di messa a morte, che sono il bunker 1 e il bunker 2. Höllbringer, altro, nella udienza del 3 luglio del 64, li ho presi dai processi, una sirena annunciava un trasporto, si doveva prendere una macchina, Zanka la chiamavamo, macchina sanitaria, e aspettare i sanitari e il medico, e con questi andare alla rampa, da lì alle stanze di svestizione e di cassazione, cioè bunker. La selezione con tutta la sua procedura era chiamata Ausladung, scaricatura, e durava circa un'ora e mezza. E un altro molto giovane, aveva 21 anni, Gröning, dice: un nuovo trasporto è arrivato, doveva fare servizio sulla rampa, e il mio incarico era di sorvegliare i bagagli. Gli ebrei erano già portati via. Per terra vedevo adesso solo immondizie. A un tratto ho sentito le urla di un bebè. Una volta era sulla rampa, avvolto in uno straccio. Una bambina l'aveva lasciato indietro. Forse sapeva che le donne con i bambini piccoli venivano gassati subito, ma no, non credo sia stato così. Ma vedevo come un altro uomo delle SS prendeva il bambino per le gambe, le urla lo avevano disturbato, scagliava il bebè con la testa contro le barre di ferro di un camion perché si calmasse. Questo è il documento che dice che dal lager di Auschwitz vengono richiesti 5 camion per Sonderaktionen, per fare delle azioni speciali, e ce lo dicono tutti quelli che hanno lavorato ad Auschwitz, per Sonderaktion si intende le uccisioni. E la cosa incredibile è questa, che se noi andiamo a esaminare le testimonianze dei nostri sopravvissuti, limitiamoci a quelli italiani, un episodio che mi ha fatto capire che era proprio la distruzione del mondo fu questo, dice Alberto Sed, che lavorava sulla rampa. Davanti a me c'era un altro comando che portava un ragazzino verso questo carretto. C'erano due tedeschi, uno gli ha detto: fermate, il ragazzino non l'appoggiare, ma lancialo dentro il carretto. Questo è rimasto un po' fermo, non riusciva a capire. Stava proseguendo, allora gli hanno intimato di lanciarlo. Il ragazzino lo prende e lo butti in alto. E questo ha dovuto prendere il ragazzino e buttarlo. Questo ragazzino poteva avere 5-7 mesi, poi piangeva. Questo inaspettatamente ha tirato fuori la pistola e ci ha fatto il tiro a segno. Avevano scommesso dei marchi, se lo colpiva o non lo colpiva col tiro a segno. Avevano scommesso. Di lì ho capito proprio tutto. E un altro che ha lavorato tantissimo sulla rampa, anche qui non dobbiamo andare a prendere in questo caso i libri di Primo Levi, ma le testimonianze di chi ha lavorato sulla rampa a Birkenau. Un francese, Altman, che io ho intervistato nel 2004, diceva: io ho visto tante volte le SS uccidere persone sulla rampa. Sulla rampa esterna, gli sparavano in testa davanti a noi. Ho visto SS prendere i bambini e lanciarli contro il treno. L'ho visto diverse volte. Guardate, che è la stessa testimonianza di Gröning, del nazista. Quando le donne lasciavano i loro bambini nei carri, poi succedeva questo. Lo facevano quando la gente non c'era più, per paura di una rivolta. A volte abbiamo cercato di nasconderli. Mi è capitato di prendere un bambino e tenerlo tra le mie braccia. Le SS me l'hanno strappato e l'hanno ucciso davanti a me. Ho visto anche le SS uccidere bambini disabili. Ma anche Rudolf Werba, che ha lavorato cecoslovacco, lo dice chiaro e tondo. Dice: quando le persone erano uscite, arrivava una macchina della Croce Rossa. Cosa contenesse la macchina non lo sapevo, perché di giorno la caricavamo col ciclo B. Allora, certo che l'arrivo dei bambini rappresenta sostanzialmente la Shoah. Qui abbiamo tutte le testimonianze dei nostri sopravvissuti. Ma la cosa fondamentale è capire che documentazione
possiamo cercare noi su questo, a conferma delle testimonianze. Ci sono i transport list, vedete? Dall'Italia ce ne sono due e un pezzo. Questa è una di queste, che è una transport list di un trasporto da Fossoli, quella che è partita il 16 maggio da Fossoli, vedete? È la prima pagina, e vi faccio vedere, nella seconda c'è il nostro caro Nedo Fiano, vedete? Era in questo trasporto, Nedo Fiano, col papà Alderigo, che era Alderigo, e la mamma Nella. Se noi prendiamo in considerazione questi trasporti, questi sono transport list con numeri spaventosi, sono quasi 600, e vediamo chi non è tornato, è semplice, nessuno ha più visto né la mamma né il papà di Nedo, nessuno ha più visto il fratello, nessuno ha più visto la cognata, nessuno ha più visto il nipote e nessuno ha più visto il 90 e più per cento di tutte le persone che sono su questi elenchi di trasporto. Abbiamo quindi moltissime testimonianze. Una delle testimonianze più forti è quella di Martino Godelli, che lavorava sulla rampa, ha lavorato per moltissimo tempo. Lui dice: il nostro lavoro era una cosa orribile, dovevamo stare continuamente a contatto con gente che noi sapevamo che andava a morire, ma loro non lo sapevano e logicamente non gli avremmo detto niente. Noi quando potevamo, quando non eravamo visti, prendevamo il bambino dal braccio di una donna giovane, massimo 30 anni, lo cacciavamo in mano a una delle vecchie, 50 anni, tanto per capirci. E con questo noi davamo alle giovani le possibilità di salvarsi, cioè la possibilità di rimanere in campo ancora un po' come gli altri giovani. Una donna di 50 anni in ogni caso veniva selezionata e allora tanto valeva. Per lo più nessuno sapeva cosa succedeva. Non quella a cui prendevamo il bambino, non quella a cui cacciavamo in mano il bambino, non suo. Noi sapevamo, loro non sapevano. Sono spaventose queste testimonianze, ma reali. E coincidono perfettamente con le testimonianze dei medici e le testimonianze del personale di guardia del campo. I beni sono fondamentali per capire lo sterminio di massa. Cioè, queste immagini fanno parte della documentazione. Sono come un documento di un altro tipo, scritto, no? Sono prove dello sterminio. Guardate, questi sono i beni rapinati agli ebrei che arrivano, che vengono stoccati. Pochi hanno visto queste immagini. Guardate questa, quella delle scarpe, perché uno va ad Auschwitz, vede un po' di scarpe, ma guardate, questo è quello che hanno ritrovato i sovietici nei resti che erano stati lasciati lì dai nazisti. Tutto il resto era già stato portato via, guardate. Sono immagini un po' diverse da quello che siamo abituati a vedere, guardate. Quindi questa è la selezione. Dopodiché c'è la morte col gas. La morte col gas. Gröning, che aveva 21 anni, dice: cosa ho pensato quando ho saputo che in Auschwitz venivano gassati gli ebrei? Era un SS questo. Che è un metodo della conduzione di guerra. Nella vita ad Auschwitz le camere a gas non giocavano un ruolo. La prima camera a gas era quella che è sperimentale, che c'era ad Auschwitz 1. E qui noi abbiamo le testimonianze di SS, per esempio Hans Stark, che descrive anche il suo ruolo. Lui andava sul tetto
e faceva un discorso agli ebrei che poi dovevano entrare. E dice chiaro e tondo che era necessario versare il ciclo B contemporaneamente in due aperture dall'alto, i grani cadevano direttamente, in questo caso erano ancora sperimentali sulle persone, dopo alcuni minuti di silenzio. Dopo 15 minuti la stanza veniva aperta, le persone giacevano alla rinfusa qua e là, era uno spettacolo orrendo. La stessa identica descrizione viene fatta da Philip Müller, che era un ebreo del Sonderkommando, ma la stessa identica descrizione viene fatta da Perry Broad, che era un SS. Dice poi la morgue si rivelerà insufficiente e la cremazione dei cadaveri rallenta. A questo punto entra in funzione Birkenau, che non ha ancora tutto questo campo, con due strutture che sono Bunker 1 qui in alto a destra e Bunker 2 in alto a sinistra, e la descrizione dei bunker è veramente molto 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 fatta da SS e anche qui da sopravvissuti. Milton Buchi lo dice tranquillamente, dice le persone venivano portate circa 100 metri dalle casette, così vengono chiamate, Casa Rossa e Casa Bianca, arrivavano sorveglianti, dice non c'erano ordini, c'era solo un und anstellen, svestirsi e mettersi in fila, quindi dovevano tutti svestirsi e poi spinti dalle camere gas. Facevano fatica ad entrare. La descrizione più forte ce la dà un medico, un professore universitario che era lì, era un ha fatto un periodo abbastanza lungo nel 1942 e dice le camere a gas erano casette vecchie ricostruite come camere a gas con le porte pesanti, le persone sono messe dentro senza vestiti, cioè nude, andavano dentro senza fare problemi, pochi facevano problemi e a quelli che facevano problemi si sparava subito, c'era un uomo dell'SS responsabile per mettere dentro il gas, per questo usava una scala. Si sentiva urlare la gente. Questo ha provocato l'angoscia esistenziale. Picchiavano contro le porte. Io rimanevo sempre in macchina. È un diario che il dottor Kremer, il professor Kremer, fa. E se noi lo analizziamo, 2 settembre 1942, per la prima volta assisto alle 3 del mattino a una Sonderaktion. In confronto a questo, l'inferno di Dante mi sembra quasi una commedia. Non a caso su Auschwitz viene chiamato il campo dello sterminio. 5 settembre dice oggi a mezzogiorno una Sonderaktion Lager femminile, il massimo dell'orrore. Tilo, medico della truppa, uno che faceva le selezioni, aveva ragione quando mi diceva che oggi qui ci troviamo nell'anus mundi. E poi dice di sera un'altra Sonderaktion. E poi sempre mentre scrive questo dice oggi domenica un ottimo pranzo, crema di pomodoro, mezzo pollo con patate e cavolo rosso. Dolce è uno squisito gelato alla vaniglia. Alla sera un'altra Sonderaktion. E poi dice, poi serata fra camerati nell'alloggio comune con cena, birra, volontà e fumo. Oggi ho fissato materiale freschissimo di fegato e milze umani, anche di pancreas. E poi a pranzo c'era una lepre arrosto, un cosciotto proprio grasso con gnocchi di farina e cavolo rosso, un marco e 25 solamente. E così via. Non c'è tutto in italiano questo, ce ne sono una parte, ma lo si può leggere, ci sono, c'è originale tedesco, ma c'è anche in francese e in inglese. E poi alla fine che dice oggi domenica spettacolo di varietà nell'alloggio comune, splendido, particolarmente divertenti i cani ballerini, due galletti nani che cantano a comando, l'uomo impacchettato e il gruppo di ciclisti. Allora, in un'inchiesta alla televisione svedese, uno di questi medici, cioè la Hans Münch che io ho intervistato sulla rampa,
dice: attraverso lo spioncino io osservavo le persone ansimare per minuti. E lui in questa trasmissione imita i gesti dei morenti, il suo viso si contorce, apre la bocca, ansima, incrocia le braccia sulla testa, si stringe le mani alla gola, imita i loro rumori e dice che emettono un ronzio come quello di un alveare. Poi la cassazione è finita, dice, le porte si aprono, a volte tutti giacciono accasciati, a volte uno sopra l'altro come una piramide, i bambini sempre sotto calpestati, a volte stanno in piedi come colonne di basalto. E si domanda, ma i medici devono esserci? Dovevano sempre essere presenti. Secondo rigide norme, devono sempre essere presenti come negli stati civili, ad ogni normale esecuzione individuale per motivi legali. Cioè, questo è la Shoah. Allo stesso modo c'era un ordine militare che almeno un medico dovesse essere presente allo sterminio con il gas ad Auschwitz, per due ragioni. In primo luogo, l'intera faccenda doveva essere sotto il controllo medico e il gas non è stato lanciato dal personale del campo, ma dagli inservienti medici del campo. Ecco, come dire, abbiamo anche dei documenti, delle immagini aeree, in questo caso, questa è un'immagine della RAF, dove ci sono le strutture di messa a morte e, adesso lo vedremo un attimo, le conseguenze delle bruciature dei cadaveri. Un medico della SS dice, attesto, questi sono gli uomini del Sonderkommando, in questo caso all'inizio degli anni Ottanta, con un altro amico israeliano, sei Sonderkommando sono ritornati, vedete questi, fra cui due fratelli Dragon, sono fondamentali, loro hanno fatto 2 anni in Sonderkommando e ho avuto l'opportunità di intervistarli e ho messo a confronto le loro testimonianze con quelle dell'SS più con i documenti. Attesto di aver visto migliaia di persone gasate qui ad Auschwitz-Birkenau, dice un medico dell'SS, bambini, anziani, malati e inabili, mandati nelle camere a gas. Questi erano esseri umani innocenti, lo dice. Ebrei, zingari, chiunque non si adattasse all'idea di Hitler della pura razza ariana. Io, un ex medico dell'SS, ho assistito alla caduta del Cyclone B in prese d'aria di scarico simulate dall'esterno delle camere a gas. Lo Cyclone B ha iniziato a funzionare non appena è stato rilasciato il contenitore. Gli effetti del gas erano osservati attraverso uno spioncino da un medico come me incaricato o dall'ufficiale dell'SS di servizio. Dopo 5 minuti la morte poteva essere certificata e le porte venivano aperte. Le stesse cose le dicono i Sonderkommando, no? Venivano portati negli spogliatoi che prima erano stalle per cavalli. Guardate, vedete? Questi sono i due spogliatoi del bunker 2. Dice, le persone dovevano spogliarsi, venivano spinte nude dentro la casa che serviva come camera a gas. Con qualsiasi tempo dovevano attraversare il terreno nude. Nessuno di loro avrebbe potuto veramente immaginare gli stava accadendo la cosa peggiore. Anche se ovviamente sentiva che c'era qualcosa che non andava. Dopo aver riempito la stanza di uomini, si chiudevano le porte, poi veniva un SS con un Cyclone B, portava una maschera a gas, apriva il contenitore del gas e buttava dentro. Vedete come, come dire, è identica alla testimonianza rilasciata dal medico. Il tedesco, scherzando, gridava ai suoi camerati, urlano, butta dentro, butta dentro. Questo era questo Sonderkommando, questa è la descrizione del bunker 1 fatto dai fratelli Dragon, e questo, pensate, era quella camera a gas, il bunker 1,
che è stata poi riadattata, rimessa in piedi dai vecchi proprietari di prima e che fino agli anni '80 è rimasta lì in piedi. Slama Drago non credeva ai suoi occhi, io l'ho portato lì e si è messo a fotografare la camera, quella che era la camera a gas, e la descrizione di questa, che della testimonianza che abbiamo appena sentito, oggi non c'è più, e vedete, questo era un disegno di un Sonderkommando, questa era quella camera a gas. Questa è una foto di quella casetta allora, non è stata fotografata apposta, ma in una foto del lavoro si vede dietro il bunker 2, e questo è Eisenspeed con me molto giovane mentre mi spiega proprio, mi rilasciava quella testimonianza. Ovviamente bisogna prendere in considerazione le testimonianze del comandante del campo, che era Rudolf Höss, quindi vi rimando alla lettura delle sue memorie e alle testimonianze, in questo caso, di Shlomo Venezia. Ma molto, quindi, testimonianze di quelli che hanno lavorato lì, SS come Richard Buch, che era caporale maggiore, che lui stesso ha chiesto a un altro Hümblinger, di cui abbiamo sentito prima, dice: vorrei vedere un'azione. Quelli lo portano e dice che a un certo punto vede immettere il gas, vede estrarre i cadaveri, guarda all'interno e vede una specie di piramide, si erano arrampicati tutti uno sull'altro e l'ultimo era sulla punta della piramide, i prigionieri entravano a dividerli, poi ritornavano nella sala e ci spogliavano anche gli altri, e disse: quel giorno ho vomitato. L'SS. Allora, a un certo punto c'è un ampliamento del sistema di messa a morte delle strutture e intervengono i grandi crematori. Qui c'è una documentazione spaventosamente grande e approfondita e molto significativa che si ritrova fatta dalla ditta che ha costruito i crematori e soprattutto i forni, cioè la Topfunzione. Oggi si trova tutta questa documentazione e qui intanto c'è il primo incarico che viene dato da Auschwitz alla Topf di fare un forno, guardate, con 5 forni, vedete, a 3 mufole. Una cosa mostruosa. E qui vedete l'accettazione da parte della ditta. Ma la cosa interessante è che, guardando tutta questa documentazione, noi troviamo quelle che il mio caro amico Jean-Claude Pressat, che non c'è più, con cui ho lavorato per anni proprio su questo, lui chiamava le sbavature, cioè gli stessi tedeschi che costruivano, che dovevano mantenere il segreto e che dovevano usare sempre degli eufemismi, spesso si scordano di questo e usano dei termini che sono inequivocabili, e queste sono le cosiddette sbavature. Guardate questo, nella presentazione dell'inaugurazione della prova di una del primo crematorio, un grosso, crematorio numero 2, lui dice, vedete, parla di Leichenkeller, della stanza di cadaveri, ma Vergasungskeller, cioè la cantina della gassazione. Allora, non può essere un normale crematorium
dove si mettono i corpi, ma è una sala di gassazione. Ce ne sono anche altre di prove di questo tipo. Guardate qui, da subito, c'è Gas Keller. Vedete? C'è qualcosa che andava sistemato nella Gas Keller, nella camera a gas. Si devono guardare ovviamente tutti i progetti per capire come ci siano degli impianti dove c'era la camera a gas, non solo di areazione, ma di areazione e diserazione per l'estrazione del gas. E poi, in questo caso, addirittura anche vedere, perché corrispondono perfettamente alle testimonianze e alla documentazione, i disegni fatti da un sonderkommando che è David Oler, che parla dell'estrazione, che corrisponde perfettamente alle descrizioni fatte dai nazisti. Vedete? In questo caso pensate che Oler disegna Shlomo Venezia, che è questo, che taglia i capelli. Sui capelli che tagliava Shlomo, è semplice, anche qui la prova delle prove sono i capelli ritrovati, un quantitativo pazzesco, con addirittura il documento del fatto che si incarica una ditta a Breslau per il trattamento dei capelli. Questo è l'elenco dei Sonderkommando. Pensate che i Sonderkommando sono circa 900 nel 1944, e questi sono i tre sopravvissuti italiani: Shlomo Venezia, il fratello Maurice Venezia e il cugino Dario Gabbai. E anche questi, una volta sola, questi due sono tornati ad Auschwitz, sono venuti con me tutte e tre e hanno fatto un lavoro straordinario, ma soprattutto Shlomo Venezia ha fatto un lavoro pazzesco, guardatelo qui, sui resti dei crematori, dei luoghi dove c'era il Sonderkommando, guardatelo, lui controllava tutto. E questo è l'incontro che abbiamo fatto anni dopo tra Avraham Dragon e Shlomo Venezia a Tel Aviv. E addirittura qui Shlomo Venezia è riuscito a parlare con il capo dei crematori. Questo è Lemke, eccolo. E questo è un personaggio che nessuno conosce, ma è l'unico italiano che è stato in un Sonderkommando che è morto partecipando alla rivolta del Sonderkommando. Una delle cose, questo anche è molto interessante, guardate, ci sono molti documenti, questo è impressionante, sullo sterminio. Arrivano gli ebrei dal ghetto di Theresienstadt e arriva una nota dal settore principale economico dell'SS che dice: bisogna mandare dal ghetto di Theresienstadt delle persone che lavorino ad Auschwitz. Arrivano dal ghetto di Theresienstadt e c'è il numero, vedete, degli ebrei che arrivano: 2000 il 20 gennaio, 2000 il 23 e 1000 il 26. Ma alcuni giorni dopo il responsabile del lavoro chiede notizie e dice: ma 5.000 avrei trasferiti? Dice: noi li abbiamo trasferiti per l'impiego lavorativo. E il capo del lavoro di Auschwitz, guardate qui, c'è un documento pazzesco, risponde e dice: c'è qualcosa che non va. Dice: come potete pretendere che noi li abbiamo messi a lavorare? Li abbiamo uccisi. Dice: alloggiati separatamente vuol dire mandati a morire. Infatti dice tot e tot. Quindi 1178 donne e bambini, 512 donne e bambini,
e 602 uomini e 980 donne e bambini. E lui dice, l'alloggiamento separato, cioè la morte, è avvenuta a causa del troppo elevato stato di debolezza, lo dice, e quello delle donne, der Frauen, weil der große Teil Kinder war, perché la maggior parte erano bambini, quindi li abbiamo dovuti eliminare. Ecco, questo è... ci sarebbero molte altre cose, come per esempio tutti i documenti relativi al gas Zyklon B vanno a prendere quantitativi enormi, perché cosa? Guardate qui, Material für Sonderbehandlung, per il trattamento speciale, e addirittura qui si vanno a prendere 5 tonnellate di gas Zyklon B, guardate, Material für die Judenumsiedlung, per il trasferimento degli ebrei. Ora, per il trasferimento degli ebrei ci vogliono le tonnellate di gas tossico. Quindi, come dire, abbiamo a disposizione tanto di quel materiale, bisogna, io direi che uno dei compiti di Wikipedia è quello di pian piano inserire questa documentazione all'interno delle già splendide voci che ha, perché la gente possa utilizzarlo in modo razionale. Mi fermo qui perché altrimenti potrei andare avanti per troppo, ma io direi che, come dire, quindi sono 3 gli elementi da prendere: documenti, testimonianze verbali, così via, delle SS, dei tedeschi, testimonianze di chi ha subito. Ecco. Grazie professor Pezzetti, le sue sono sempre lectio magistralis, l'abbiamo imparato. C'è tanto di quel materiale ora da mettere in ordine. Abbiamo visto dei documenti inediti, io non avevo mai visto quei documenti, nemmeno nel libro di Raymond Schneiber, che ha alcune informazioni. Il disonore dell'uomo. Il disonore dell'uomo, ma non, qui ci sono documenti extra. Io spero che Gregorio ha registrato tutto. Professor Pezzetti, grazie di vero cuore. Una lectio magistralis. Passiamo ora alla dottoressa Milena Santerini, che ci parlerà su un tema interessante: distorsione dell'Olocausto e lotta all'antisemitismo. Ascoltiamolo con interesse. Buonasera a tutti. Purtroppo i tempi vedo che sono molto rapidi, quindi dovrò veramente, ovviamente, ridurre il mio intervento. Avremmo dovuto finire più o meno verso quest'ora. Ecco, grazie per il lavoro che fa Wikipedia. Io partirò dal documento dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, che come sapete è un organismo intergovernativo, sono 34 paesi, tra cui l'Italia. Noi abbiamo una delegazione, ovviamente AIRA, che partecipa ai lavori e che proprio recentemente ha pubblicato un documento, a mio parere abbastanza interessante, cioè sulla distorsione dell'Olocausto, cioè la distorsione della Shoah, che comprende tutti i fenomeni di negazionismo, di minimizzazione, di banalizzazione di cui avete parlato. L'AIRA, cioè questo organismo, aveva già pubblicato un documento in questo senso, aveva già definito che cos'è distorsione. Ora però ci torna sopra, diciamo un pochino dando dei consigli o comunque orientando le politiche che appunto dovrebbero nei diversi paesi affrontare questo fenomeno. Ecco, allora questo è il primo punto su cui volevo portare la vostra attenzione. È un fenomeno molto diffuso e non è necessariamente il vero e proprio negazionismo. Adesso spiegheremo perché. Dire distorsione è dire qualcosa, uno spettro di fenomeni, al cui interno c'è anche proprio il negazionista puro, quello che appunto ti dice che non è vero, che non è esistito, che non è... Ma c'è una gamma, uno spettro di tanti altri atteggiamenti, di tanti altri comportamenti che vale la pena veramente di approfondire. Cioè, come possiamo riconoscere e combattere la distorsione della Shoah? Io
come sapete, sono coordinatrice alla Presidenza del Consiglio per la lotta contro l'antisemitismo. Evidentemente è uno degli elementi, non l'unico chiaramente, questo su cui si poggia l'antisemitismo attuale, che naturalmente, come sappiamo, prende tante forme. E voi avete parlato di fonti autentiche, e si tratta di documenti autentici. Direi che la parola chiave che abbiamo usato finora è quella di ammissione, cioè il lavoro che state facendo con Wikipedia, non posso che veramente che congratularmi con voi, è quello di andare a capire quali sono le ammissioni degli stessi carnefici, degli stessi persecutori, degli stessi perpetratori. È chiaro che è un lavoro che merita davvero attenzione. Perché? Perché l'ammissione per bocca della stessa persona che lo ha fatto è chiaramente un'assunzione di responsabilità. Quello che stiamo vedendo però nel mondo non è esattamente questo. Faccio un esempio di revisione della storia nazionale di molti paesi, tra questi la Polonia, ma anche altri paesi. Che cosa sta succedendo? Non si fanno i conti con la, non si fa i conti con la propria storia. Quindi, non solo da un lato si nega che sia accaduto, ma c'è un'altra forma che è abbastanza interessante, che è quella di attribuire le responsabilità solo ai tedeschi o solo ai nazisti. E quindi questo significa togliere tutte le complicità che inevitabilmente ci sono state. Quindi quando noi raccontiamo, e ho molto apprezzato appunto il racconto di Sara Berger, su chi sono questi perpetratori, giovani, con alcune origini e così via, cioè ne facciamo un profilo, ecco bene, sappiate che in questo momento in Europa sta succedendo questo, che Questi vengono cristallizzate, queste responsabilità, e non inserite in un contesto più ampio, che è quello anche delle complicità della popolazione. Lo stesso possiamo dire in Italia, dove prevale la memoria nazionale, diciamo così, un po' dell'italiano, del buon italiano, del bravo italiano, dell'italiano per bene, il fascismo come fenomeno che ha imparato dal nazismo, le persecuzioni razziali, come dire, che sono avvenute perché si è appreso dalla Germania a farle. In realtà, come sappiamo, per esempio sulle leggi razziali, l'Italia ha molto da insegnare alla Germania. Sono addirittura state promulgate prima, qualche giorno, qualche settimana prima della Germania, e per alcuni aspetti sono addirittura più forti, più dure. Ecco, quindi fare i conti con la propria storia, questo è un tema molto importante. Ma vorrei tornare alla distruzione dell'Olocausto. E in questi documenti e nel lavoro che io faccio di analisi di quello che sta succedendo in Italia, andiamo un pochino al presente. Noi abbiamo alcune forme che sembrano molto banali, molto semplici. Una è questa. Allora, l'AIRA dice che una distorsione dell'Olocausto è quando ci si riferisce a eventi e concetti che non sono collegati in alcun modo al genocidio della comunità ebraica europea e nordafricana da parte della Germania nazista nel periodo 41-45. Cioè, in pratica, quando non si sottovaluta la Shoah in se stessa, ma vengono fatti paragoni impropri e irresponsabili con altri eventi che non hanno niente a che fare, che non sono collegati ad esse. L'effetto qual è? Quello di una terribile banalizzazione. Qualche esempio, l'abbiamo visti tutti: la stella gialla con scritto Novax. La stella gialla con scritto Novax chiaramente vuol dire: non sto negando che sia avvenuto, come nel lavoro che fate voi, che è un lavoro di paziente ricucitura di chi nega. Ma questo evento, pur tragico, non è abbastanza tragico perché a me è successo di peggio, cioè a me mi hanno obbligato a vaccinarmi.
Quindi avviene una banalizzazione dell'Olocausto o una distorsione che nasce dal paragonare in modo del tutto improprio, senza alcun collegamento con la Shoah, gli eventi di oggi. Un'altra forma è quello che, anche questo Laira parla di questo, e dice un'altra forma di distorsione è l'uso sui forum online e offline di linguaggio e immagini associate alla Shoah per scopi politici, ideologici e commerciali che non sono legati alla sua storia. Qui abbiamo comportamenti, un antisemitismo dilagante, molto molto diffuso, soprattutto tra i giovani. Qui troviamo per esempio il gioco, il cosiddetto gioco, il trolling su online, la derisione, lo scherno. Allora abbiamo avuto gruppi giovanissimi che organizzavano feste di compleanno in chiave neonazista, abbiamo video fortemente antisemiti su TikTok, abbiamo ovviamente l'immagine di Anna Frank sulla maglietta della squadra avversaria. Cioè, qual era il messaggio? La Shoah sostanzialmente è una sconfitta delle vittime e io derido il mio avversario sportivo dicendo che è una vittima e quindi uno sconfitto. Ma andiamo alla un'altra forma di distorsione, che è quella su cui lavorate di più voi, e quindi è quella più, diciamo, no, non più grave naturalmente, però diciamo più direttamente mirante a, diciamo, negare o minimizzare o banalizzare in un altro modo rispetto a quello che ho detto. Quindi Laira dice sì, avviene una distorsione dell'Olocausto quando si banalizza o si onora l'eredità storica di organizzazioni o persone complici di crimini della Shoah. Cioè si onora l'eredità storica. È esattamente quello che succede quando sostanzialmente si riabilita. Si riabilitano i nazisti, si riabilitano il regime fascista o nazista, quando si riabilitano in tanti modi, pensiamo anche alla dedicare delle strade, per esempio, a persone che sono macchiate di crimini. Ecco, si legittima, per esempio in Italia, il fascismo come movimento politico. E pensiamo ad esempio al mercato fiorente di gadget con Hitler, con Mussolini, dai posacenere ai calendari e così via. Oppure scherzare mettendo Hitler tra le statuette del presepe, cantare canzoni neonaziste, fare il saluto romano. Io ho qui un elenco di siti, di cui spero prima o poi anche voi vi occuperete, che appunto fanno questo tipo di lavoro. Allora, quindi che cosa volevo dire? Che lo spettro di distorsione, di modi di negare quello che è avvenuto è purtroppo molto ampio. Andiamo alla forma più classica, quella che un pochino più affrontate voi, e quello che chiamiamo il vero e proprio negazionismo. Il vero e proprio negazionismo, io qui cito Claudio Vercelli. Claudio Vercelli, che secondo me è uno studioso che voi conoscete bene, che ha studiato bene il fenomeno, dice una cosa molto importante. Il negazionismo è due cose. Da un lato è un metodo antistorico e dall'altro è un atteggiamento mentale. Allora, io non mi occupo di storia, ma mi occupo più di psicopedagogia e quindi mi interessa molto il secondo aspetto. Però vediamoli tutti e due. In che senso è un metodo antistorico? È un metodo antistorico perché non ha niente a che fare con la storia. Non usa il metodo storico, che è quello di consultare i documenti. Ma non basta consultare il documento, perché se io il documento non lo contestualizzo, cioè non lo colloco nel suo diciamo ambiente, non capirò il documento, anzi rischierò di fare una confusione tremenda. Quindi è una totale infondatezza il negazionismo, proprio perché non tiene conto delle
reali fonti storiche di cui avete parlato fino adesso. Ho letto che nella chat c'è una discussione tra negazionismo e revisionismo. Non diamo, io direi, proporrei, appunto, mettiamoci d'accordo sui termini, un significato né negativo né positivo al revisionismo, anche se naturalmente normalmente noi lo usiamo anche in senso negativo, il termine revisionismo, cioè vuol dire rivedere quegli assunti che, su cui basiamo anche, poi abbiamo basato un edificio etico. Poi chiaramente, se invece parliamo, e giustamente lo faceva prima, mi sembra, Francesco Carbonara, del fatto che la storia è continuamente in movimento, continuamente aggiornabile, beh, certo, quello fa parte proprio del metodo storico, cioè lo storico fa un lavoro che non finisce mai. E quindi, sappiamo bene da Valentina Pisanti come funziona il discorso negazionista. Il discorso negazionista difficilmente affronta direttamente il tema, ma ci gira intorno. Quindi non dice espressamente che una cosa è falsa. Perché non lo dice? Ma perché in Italia è reato. Perché in Italia noi abbiamo, dal 2016 abbiamo addirittura l'aggravante, come sapete, ormai nel nostro codice penale, 604 bis e ter, noi abbiamo un aggravante se quando si fa propaganda, istigazione, incitamento sulla base di motivi razziali, etnici, eccetera, e lo si fa negando o minimizzando in modo grave la Shoah, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Proprio l'altro giorno c'è stata una proposta di un partito politico, Fratelli d'Italia, che è quello di modificare questo articolo del codice penale e di fare in modo che le foibe, che di fatto sono già contemplate, nel senso che sono un crimine di guerra e quindi sono già punibili, cioè chi nega o minimizza in modo grave un crimine di guerra, per esempio come le foibe, beh, già può incorrere in una denuncia. Ma la proposta è invece quella di citarle espressamente accanto alla Shoah, cioè c'è un aggravante, qua nego, minimizzo la Shoah, le foibe, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, cioè quindi equiparando di fatto un genocidio, a mio parere, singolare e unico come la Shoah, con un crimine di guerra terribile, tragico, a cui va tutta la nostra comprensione per le vittime, evidentemente, ma di altro tipo. Ecco, allora, i negazionisti difficilmente affrontano i temi direttamente, alterano il significato dei fatti e quindi diciamo che mentre lo storico artigianalmente fa un lavoro da certosino di prendere i documenti, di confrontarli, eccetera, eccetera, il negazionista fa un'opera letteraria in pratica. Quindi ripropone un'ideologia a cui fa dipendere poi i fatti. Questo è un discorso molto importante, però leggevo prima in chat una cosa su cui sono molto d'accordo. Oggi questo modo di procedere è molto vicino alla mentalità corrente. Perché? Perché qualcuno dice, avete scritto in chat, che in fondo la storia la fanno i vincitori. Spiego meglio. Quindi vuol dire il racconto della Shoah che ci hanno fatto l'hanno fatto i vincitori, hanno vinto loro. Noi che siamo quelli che cerchiamo la verità, che siamo quelli che si ribellano ai saperi conformisti, noi che invece non ci facciamo ingannare dal potere dominanti, noi dobbiamo dimostrare che non è andata così, che non ci sono state le camere a gas, che non ci sono stati i campi, che le vittime non erano così tante, che non è vero che si uccidevano i bambini, che non si facevano degli esperimenti, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che questo è un segnale d'allarme molto grave. Vuol dire, man mano che ci allontaniamo dai fatti e dall'edificio dei diritti umani che abbiamo costruito pazientemente nel dopoguerra, e l'Europa è costruita su questo, noi ci sentiamo originali e anticonformisti se
contestiamo questo racconto, tra virgolette, dominante. Quindi la storia che aderente ai fatti, ai documenti, viene considerata come un discorso dei vincitori. Ecco, questo dovete, ovviamente, dobbiamo stare molto attenti a questo, anche perché appunto c'è un problema, e dicevo prima, di atteggiamento mentale. Un atteggiamento mentale non è solo un metodo antistorico, il negazionismo, e qui permettetemi una nota di, ovviamente non di pessimismo, purtroppo tutti i documenti che abbiamo portato oggi, i fatti, le testimonianze, potrebbero poco servire di fronte a una presa di posizione che è quella di non voler credere. Vi leggo una frase molto interessante di uno studioso che si è occupato di negazione, cioè di come la nostra mente tende a negare l'evidenza, la realtà. Sarà capitato a tutti, no? Ecco. Quando questo Cohen parla dei residenti intorno a Mauthausen, tutti quelli che avete presente il film Land, di Shoah di Landsman e così via, no? C'era gente che viveva intorno, vicinissima ai campi, possibile che non vedesse, non sapesse, non capisse. Ecco, Cohen dice: non mancava loro nessuna facoltà cognitiva speciale, quello che mancava loro era un riconoscimento morale, un senso di preoccupazione. Beh, prima Sara Berger ha citato le testimonianze di questi soldati che dicevano, come sappiamo benissimo, era un ordine, era legittimo, c'era qualche legge che lo ordinava, quindi andava fatto, non mi posso chiedere perché e per come. Ecco, allora mi pare molto importante il lavoro che state facendo, molto importante, perché mi pare che sia su tutti e due questi piani. Noi dobbiamo combattere il negazionismo come metodo antistorico, ma anche come atteggiamento mentale. Allora, il metodo storico. Quello che a me piace del vostro lavoro è il dialogo diretto con le persone. Perché? Allora, a Yad Vashem ci sono, sulla distruzione degli ebrei d'Europa, dai 50 ai 60 milioni di pagine, chiaro, no? Quindi se avevamo bisogno di conferma, di documenti, ne abbiamo, ma sono troppi, nel senso che è un mosaico che è difficile da semplificare, e il negazionista se ne approfitta, perché naturalmente invece manda dei messaggi semplificati, più facili, più accattivanti. Uno è quello che ho detto prima: i potenti ci vogliono ingannare, ci vogliono far credere che è andata così, ma io arrivo ora e sono più furbo e vi dimostro che noi non ci caschiamo. Ecco, quindi il negazionismo approfitta del fatto che la realtà è complessa, che i pezzi vanno messi l'uno accanto all'altro, che appunto le piantine di Marcello Pezzetti, la lista dei soldati, la fattura del Zyklon B, vanno messi tutti in connessione tra loro, da quelli ufficiali, eccetera, fino alle testimonianze, a comporre il mosaico di quello che è successo. Il negazionista invece che cosa fa? Approfitta della voglia, diciamo, di negare, di non riconoscere moralmente i fatti, cioè di non farsi carico di quello che è successo, di non indignarsi, di non dire: ma alla fine queste sono vite umane. E chiudo dicendo che tutto questo avviene in una generale propensione a credere ai complotti, alle congiure, eccetera eccetera. Allora, e qui parlo appunto di teorie del complotto. Sappiamo bene che una delle forme principali dell'antisemitismo è quella di credere che gli ebrei siano un gruppo potentissimo, protocolli dei Savi di Sion, no? Avete presente? Che si riunisce per dominare il mondo. Questo è uno dei pregiudizi più diffusi, lo troverete anche tra la gente per bene. La stragrande maggioranza degli italiani più o meno la pensa così.
Allora, qual è il tema? Non stiamo parlando di una influenza, magari in un certo campo, in una presenza, diciamo, politica o sociale o economica. No, no, stiamo parlando di una congiura, cioè l'immagine proprio leggendaria che noi abbiamo in testa dalle favole, che ci sia un gruppetto di cattivi che congiura per dominare il mondo e noi buoni invece li salveremo. Quindi mi stanno chiedendo, ma come si fa ancora a credere in Savi di Sion? Perché risponde a un'esigenza mentale con cui noi ci autoinganniamo, cioè noi vogliamo credere che ci sia una semplificazione, che il mondo non sia quel macello che è di complessità, ma che si possa raccontare in 4-5 parole, tra cui il potere di pochi. È chiaro che è più faticosa la complessità, è molto più faticoso, è faticoso spiegare che, per esempio, in un mondo come il nostro, dire che pochi comandano è una follia. Non stiamo negando che ci sia il potere di alcuni stati, che alcuni stati abbiano una possibilità di incidere di più sulla vita internazionale, possono essere gli Stati Uniti, la Cina, la Russia. Non stiamo negando che ci siano delle poteri economici, delle multinazionali che ci impongono certi consumi, ma questo d'accordo, ma che questo voglia dire, semplificando, che un gruppetto congiura per dominare il mondo, siamo nel campo delle favole. Ma le favole sono più, per assurdo, ci piacciono di più. Quindi crediamo a teorie cospirative, perché abbiamo bisogno di un nemico, perché dobbiamo provare dei sentimenti contro un nemico, e attenzione, chiudo dicendo che sono i giovani che ci cascano di più. Perché? Perché i giovani si sentono ingannati da noi adulti, magari c'è qualche giovane qui presente, vogliono demistificare quello che non controllano e quindi diventano cinici, e questo è un modo anche di non impegnarsi, purtroppo, perché se tutti li ingannano, il mondo sta andando in male e così via, ecco, e allora si riesce a rendere credibile l'incredibile. E allora c'è antisemitismo anche quando io non parlo di ebrei, ma faccio un ragionamento su una cricca che ci vuole vaccinare tutti, oppure che i terrapiattisti, oppure che l'attentato alle Torri Gemelle sia stato fatto dagli ebrei stessi. Lì, vabbè, in questo caso c'è antisemitismo espresso, cioè dove c'è pensiero complottista o cospiratorio, lì c'è anche antisemitismo. Quindi molto importante il vostro lavoro, perché segue un metodo storico e perché combatte un atteggiamento mentale, e naturalmente perché dialoga. E qui avremmo da dire che su internet quello che funziona, almeno in parte, è proprio un po' prendere sul serio le persone. Io ho molto apprezzato come voi prendete sul serio le persone che dicono delle cose che ci viene voglia di dire vabbè, ma non è inutile discutere con questo qui, ma e no, voi pazientemente vi mettete a dimostrargli che non è così. E io credo che sia uno dei metodi della contronarrazione che sia più valido e più efficace oggi. Quindi grazie per il vostro lavoro. Grazie, dottoressa Santerini. Io ho sbagliato solamente una cosa, anzi abbiamo sbagliato come task force, a dedicare 20 minuti simbolici a ognuno di voi, ma per un argomento così interessante, argomenti così interessanti, finora ci sono stati 4 argomenti interessantissimi, dovevamo veramente passare delle ore, perché io non mi sono stancato. La dottoressa Santerini poi è molto incisiva, e non anzi la dottoressa Santelli forse è l'unica che si è tenuta al tempo, però aveva veramente bisogno di forse più tempo, perché l'argomento è estremamente interessante, e questa, diciamo, anche questi accenni sulla dipendenzazione tra negazionismo vero e negazionismo strisciante è molto estremamente interessante. Grazie, dottoressa Santerini.
Passiamo velocemente ora a Yolanda Pensa. Yolanda è presidente, e quindi abbiamo una donna come presidente dell'Associazione Wikimedia Italia, e che ci dirà brevemente, anche se l'argomento è estremamente interessante, quali sono le collaborazioni di Wikimedia con scuole e università. La parola a Yolanda. Buonasera a tutti. Credo che appunto passare rapidamente alla questione dei giovani, al loro coinvolgimento, anche al ruolo attivo che possono avere nella produzione di voci, sia un tema importante. I progetti Wikimedia sono tutti dei progetti collaborativi che invitano le persone a partecipare. Ma negli anni a Wikimedia Italia, così come tanti soci attivi, tanti volontari attivi, hanno fatto un grande lavoro per presentare i progetti all'interno delle scuole, per coinvolgere, perché Wikipedia, così come gli altri progetti, mostrano tante cose, ti permettono di analizzare dei contenuti, ti permettono di sviluppare senso critico, ti permettono di verificare le fonti e capire meglio come funzionano i media, capire come funziona validare una fonte, che cos'è una fonte affidabile. Ma significa anche essere attivi, quindi prendere in mano la responsabilità di costruire questo sapere e di essere parte di una comunità che fa questo. Wikipedia non è un social media, siamo una comunità che produce dei contenuti. Siamo una comunità di scopo e il nostro scopo appunto è anche abbastanza anomalo nello scenario di internet. Una caratteristica importante dei nostri progetti è anche che sono delle enormi banche dati. Quindi quello che possiamo fare attraverso i nostri progetti, prima Fabio Brambilla già ci mostrava con l'analisi di alcune voci, è quello di vedere come è rappresentato il sapere, cioè come è fatto questo sapere. Ed è in realtà una situazione molto nuova, non abbiamo mai potuto visualizzare il sapere, mentre invece i nostri repository ci permettono di farlo. E possiamo intervenire su questo sapere e vedere anche come cambia questo sapere nel tempo. E anche questo è un elemento molto interessante per mapparlo, per correggerlo, per anche aiutarci, affiancarci nel produrre nuovi saperi. Wikimedia Italia negli ultimi 2 anni ha fatto un lavoro su Wikipedia e la scuola italiana, quindi è andata a esplorare quali sono gli argomenti principali trattati all'interno del sistema scolastico. Tra questi ovviamente c'è anche la storia, e guardando tra queste voci che sono molto visualizzate, molto utilizzate, ovviamente ci sono i temi della storia del XX secolo, che sono ovviamente temi difficili, complessi, e qui va il ringraziamento ai volontari, alla nuova task force che si è creata, ma anche agli esperti che sono coinvolti oggi e che quindi danno un loro contributo nel potenziare e migliorare le fonti e migliorare anche la conoscenza della bibliografia esistente. Perché appunto il lavoro di revisione, il lavoro di miglioramento dei contenuti è un'operazione che richiede un grande sforzo. Proprio in quest'ottica volevo un attimo soffermarmi rapidamente su 2 degli interventi. Prima Camilla lo anticipava nella chat, l'apertura dei contenuti. È chiaro che rendere disponibili materiali, immagini per Wikipedia vuol dire aprirli, vuol dire renderli accessibili a tutti. Questa è una delle operazioni che si possono fare, sicuramente il coinvolgimento di studiosi, di archivi e di istituzioni può essere molto importante. Lo ricordo per chi non lo sa, Wikipedia e tutti i nostri progetti hanno delle licenze libere, delle licenze che permettono tutti i tipi di usi, anche commerciali, dei nostri contenuti. Quindi quando le cose vengono rese accessibili sui nostri progetti, sono accessibili a tutti. E l'altra grande direzione in cui si può dare un contributo e fare in modo che i progetti crescano e i contenuti migliorino e più persone beneficino di una migliore conoscenza, ma anche siano attivi e responsabili in questa conoscenza, è il coinvolgimento di nuovi utenti. Da una parte i nostri progetti come Wikimedia Italia, come Wikimedia e comunità coinvolgono degli esperti, quindi prima citavo appunto il coinvolgimento, l'apertura degli archivi, il coinvolgimento di storici, e questo è ovviamente un evento che rientra in questa direzione, ma un altro grande sforzo è appunto il coinvolgimento delle scuole, scuole e università, a seconda poi del tipo di progetto. Attualmente tra l'altro c'è una collaborazione con l'Università di Padova sul tema della storia contemporanea, ma io mi auguro
moltissimo che questa sia un'occasione e che si prosegua anche nel lavoro della Task Force con il coinvolgimento di più università per avere anche un ruolo attivo dei docenti e di studenti che sono studiosi, quindi a livello accademico, e che possano portare un contributo e un maggiore sguardo critico, ma poi di tutte le scuole. Come dicevo all'inizio, il Wikipedia e i nostri progetti permettono un grande monitoraggio, quindi noi vediamo cosa succede, vediamo come gli studenti contribuiscono, vediamo cosa viene prodotto, ed è abbastanza strabiliante poi vedere quanto questi contenuti hanno poi una grande visibilità e un incredibile impatto sulla nostra società, perché sono dei contenuti poi a disposizione di tutti veramente visibili. Concludo giusto con un'informazione pratica. Quest'anno Wikimedia Italia ha prodotto una serie di kit, tra questi ce n'è uno sull'istruzione che affianca i volontari che hanno voglia di coinvolgere scuole e che dà un po' una panoramica di quali tipi di attività si possono fare con le scuole, con le università, nell'ambito appunto della didattica, del coinvolgimento, di un potenziamento delle competenze degli studenti, ma anche appunto un'attivazione, che secondo me è la parte più magica dei nostri progetti. Grazie. Grazie Yolanda Penza, sempre così precisa e incisiva nei tuoi interventi, non peccato solamente che ci siamo bruciati tutto il tempo, perché meritava probabilmente di la tua parte di essere un pochino più approfondita. Ma più che altro adesso bisogna fare, quindi il passaggio successivo è aumentare le collaborazioni proprio in questo ambito. Certo, grazie Yolanda, grazie di tutto cuore. Passiamo quindi all'ultima parte del nostro eccezionale, unico, veramente mi è piaciuto moltissimo, e se è piaciuto a me sono convinto che è piaciuto anche a voi, perché non c'era veramente della sostanza in questo webinar. Con i commenti conclusivi ed eventuali domande, speriamo che siano pochissime se possibile, dei partecipanti e relatori, con un invito al prossimo webinar che terrà Camelia Boban. Camelia, fai attenzione al tempo. Va bene, vi rubo solo 2 minuti, guardate. Prima di tutto mi limito a nominare i 2 progetti che stanno organizzando questa iniziativa, che sono il progetto Persecuzioni, Deportazioni e Crimini del periodo nazifascista e Donne Shoah, che oltre a questi organizza anche annualmente la Giornata della Memoria. Diciamo, fortunatamente abbiamo numerose fonti a disposizione, non solo i siti diciamo principali che conosciamo del diciamo troviamo l'enciclopedia della Shoah e così via, ma abbiamo nel tempo acquisito anche delle fonti, dei libri cartacei o in ebook. Poi vorrei presentarvi il tema del prossimo webinar, che sarà il Triangolo Rosso, il contrassegno dei deportati politici da Mauthausen a Auschwitz, testimonianze dai campi del Terzo Reich, che si terrà il 25 settembre 2021, e vi posso anticipare la presenza del giornalista Dario Venegoni, che è presidente dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati dei Campi Nazisti. Io ho finito, concluso, veloce. Vi ringrazio moltissimo a tutti gli ospiti, e adesso non rimane altro che mettersi al lavoro. Grazie Camelia, grazie veramente a tutti, ma io vorrei ripetere un po' i nomi dei nostri ospiti che hanno reso, gli altri siamo un pochino noi, da Yolanda Penza, che è presidente di Wikimedia, quindi ed è wikipediana anche, perché scrive delle voci, e delle voci molto belle, a Camelia e a Fabio Brambilla. Vorrei solamente dire che la dottoressa Sara Berger, la dottoressa Milena Santerini e Marcello Pezzetti, che sentiamo come il nostro intimo amico ormai da un sacco di tempo perché ci segue, hanno dato veramente lustro a questo webinar. Argomenti interessantissimi, profondi, su cui ci lavoreremo. La cosa che vi possiamo assicurare è che ci lavoreremo su questi argomenti, ci lavoreremo, perché siamo capatosta sotto questo aspetto, quindi continueremo a lavorarci e a prendere il meglio da quello che avete detto. Grazie, e speriamo di riavervi per i prossimi webinar. Un abbraccio a tutti di vero cuore. Grazie. Buonasera. A tutti, buonasera.
Grazie a voi, arrivederci, buonasera. Arrivederci, per lavorare. Grazie a voi, arrivederci.